Vediamo le due parole sull'Italia. Quando noi veniamo a conoscere o vediamo gli appelli che le giornaliste spagnole fanno per la mobilitazione all'aborto, proviamo un'invidia fortissima. Io ho partecipato per 2 anni, sono stata nel gruppo dell'ufficio stampa di Non Una di Meno, quindi facendo questo lavoro durissimo di cercare di convincere le giornaliste a scrivere, a interessarsi, a fare inchieste, a indagare. La risposta che abbiamo avuto dipende dalla condizione di lavoro che vivono le donne giornaliste in Italia. Non si ha un'idea del grado di sessismo che impera nelle redazioni dei nostri giornali, sessismo che è molto spesso accompagnato dal ricatto sessuale e che si iscrive in una dimensione di precarietà assoluta e totale. Quindi semplicemente le giornaliste italiane non si espongono, hanno temono, e anche giustamente, di perdere il lavoro, di essere ostracizzate. In più, quando parliamo di un sistema di potere, parliamo di questo, cioè le redazioni sono in mano agli uomini. E non dicendo che ovviamente tutti, cioè uno potrebbe essere tranquillamente un uomo senza essere sessista, infatti i nostri compagni sono spesso così, ma il sessismo degli uomini che gestiscono le redazioni è molto forte, e quindi semplicemente non possono neanche proporre i pezzi, cioè propongono i pezzi ma non gli vengono accettati. Il 25 novembre scorso a Roma c'è stata una manifestazione che ha raggiunto circa 100.000 persone sul tema della violenza sulle donne. I telegiornali hanno dato, se ne doveva parlare perché era il 25 novembre, ma senza veramente un minimo di approfondimento, senza andare sotto, senza entrare in quello che stiamo veramente facendo. E quindi nel confrontare la situazione spagnola con la nostra facciamo i conti con un contesto anche di politicizzazione di base che è molto diverso, cioè in Italia ha vinto l'antipolitica, in questo momento sta dominando l'antipolitica, che è rifiuto dei partiti, quindi i partiti sono tutti uguali, sono tutta merda, anche da molta parte di sinistra viene questo punto di vista, e poi l'antipolitica è intesa come proprio disimpegno rispetto alle forme della politica organizzata tout court. E quindi in questo contesto il movimento femminista italiano, partendo usando proprio i social, cioè lo strumento dei social è stato vitale per poter organizzare le cose, ha fatto delle robe enormi considerando appunto il contesto in cui viviamo, perché portare in piazza a Milano 10.000 persone in questa situazione, non è poco. La destra italiana è stata molto più strategica, molto più intelligente, perché cosa ha fatto? Non ha assolutamente attaccato nessuno, anzi ha sussunto il tema della violenza sulle donne, ne ha fatto un proprio tema, e le donne della destra si sono fatte paladine, portavoci della lotta contro la violenza sulle donne, ovviamente declinata come in termini securitari, ovviamente con il consenso dei mezzi di comunicazione che ovviamente gli hanno dato parola, perché queste governano e quindi nei bastoni politici le loro dichiarazioni ci sono, a differenza delle nostre. Ed ecco fatto il quadrato, no? Appunto come tutto fa sistema e come la teoria del campo sociale ci serve, perché è un campo di forze in cui che si gioca in modi diversi, nei paesi diversi, in forme molto diverse. In questo momento studiatela l'Italia, perché è un campo di forze interessante in cui insomma la destra se la sta giocando molto bene. Il tema dell'esercito, che sì, certo è una contraddizione, ma meno male che possiamo porci questa contraddizione, perché anche io sposo quanto è stato detto prima, cioè noi la nostra è una lotta per la libertà di pensiero, e quindi per, come dicevamo prima, i confini della città.
cittadinanza sono anche i confini dell'esercito. Allora non è detto che un esercito in cui ci sono più donne non sia un esercito più volto alla, appunto, alla difesa che non all'attacco, non è detto, ma quando per esempio facendo un ragionamento sulla forza di polizia, nelle forze di polizia il processo di democratizzazione della, appunto, della forza di polizia si è accompagnato in Italia a una maggiore presenza di donne e non a caso laddove c'è uno ostracismo verso una presenza femminile questo processo di democratizzazione è stato anche bloccato. Questo non per dire che le donne per essenza sono portatrici di bene e di pacifismo, ma che la dimensione storica in cui si è costruita la soggettività femminile, quindi con attenzione a certi valori piuttosto che ad altri, continua ad agire nelle nostre soggettività. E per rispondere anche al tema post compagna macedone, quello che dovremmo fare come sinistra europea e forse anche aiutarci a fare una mappatura dei femminismi nei diversi stati e una mappatura della condizione femminile nei diversi stati. In realtà le istituzioni europee ci permettono già di farlo abbastanza bene e allora sarebbe interessante, l'impressione è studiando un po' che ci sia una regressione in linea di massima ci sia una regressione sui diritti delle donne in gran parte dei paesi europei, ma un punto che visto anche il contesto in cui siamo, che è anche una proposta di lavoro su cui secondo me dovremmo prendere come punto di azione è quello della povertà delle donne nell'Unione Europea, perché c'è una presenza sproporzionata delle donne nei settori più poveri. Intanto perché in Europa la povertà delle donne è sottostimata proprio a causa dei metodi con cui è misurata, che non tengono conto di come le risorse sono effettivamente distribuite nel contesto familiare. Intanto perché i tassi, gli indici di povertà, soprattutto fra le donne più anziane, il gap, la differenza tra pensioni tra uomini e donne è mostruosa, cioè raggiunge il 38%, è veramente tantissimo. Quindi non è possibile parlare di disuguaglianze sociali senza considerare che c'è uno dei due generi che paga più alto il prezzo, e poi perché anche con la nuova compagine governativa dell'Unione Europea si rinforzeranno le politiche di austerity, e sappiamo che è dimostrato proprio che queste vanno a colpire esattamente la povertà e in questo caso le donne che sono la parte più povera della popolazione. So break and then we start in the second plan, I think.